Ciao, sono Luca e in questo video, sempre nell'ambito metodo Butterfly, che è il mio sistema di allenamento che ho creato parecchi anni fa per offrire una diversa filosofia di allenamento, vedremo perché il pompaggio conta più dei carichi utilizzati. Quindi, di fatto, ho già spiegato in un video precedente, se non l'hai visto ti rimando al video stesso, che il metodo Butterfly è una diversa filosofia di allenamento che ho formalizzato anni fa in base un po' all'esperienza che avevo maturato e col senno di poi dopo ho aggiunto alcune, diciamo, conoscenze al riguardo. Che appunto vuol dire fondamentalmente spostare il focus, quindi immagina un po' di avere questo mirino laser, invece di avere il mirino laser puntato sui carichi, sui pesi utilizzati, sulle serie, sulle ripetizioni, lo sposti sulle sensazioni. Quindi fatto poi il mirino laser dopo va verso di te, se la metafora regge, per dire che alla fine conta primariamente quello che senti, perché tutto quello che fai è un mezzo per la sensazione che vai a sentire alla fine, che non sono, ripeto ancora una volta, disquisizioni filosofiche, ma è un concetto molto potente, perché ovviamente così facendo rendo il percorso molto più divertente, sostenibile, efficace, e di base sicuramente mi rendo conto che alla fine il resto è più sfumato e meno importante, perché se io faccio 3 serie di squat piuttosto che 4 non necessariamente c'è una differenza così netta, perché il corpo funziona più metaforicamente in termini di fiume che scorre, quindi in realtà il tutto è più sfumato e conta primariamente quello che io sento. Quindi in questo caso il pompaggio muscolare, che possiamo definire come la sensazione di gonfiore che senti quando ti alleni, si spera che tu la senta, conta molto di più rispetto ai carichi utilizzati, che sono solo un mezzo. Per estremizzare questo concetto ti rimando alla puntata 45 del mio podcast sul mio sito /podcast oppure su iTunes, dove spiego per l'appunto un test che ho fatto la scorsa estate per migliorare un po' la connessione mente-muscolo, dove per l'appunto ho dedicato 5 minuti ad ogni gruppo muscolare senza sovraccarichi neanche a corpo libero, e in questi 5 minuti per ogni gruppo muscolare facevo delle serie temporali di 30 secondi di contrazione isometrica e poi 30 di pausa, 30 di contrazione e 30 di pausa, un po' come un bodybuilder su un palco, e si sentiva veramente l'efficacia. Lì, per estremizzare il concetto o enfatizzare che conta primariamente ciò che senti, in questo caso in termini di connessione mente-muscolo. Se io faccio così e sento che il bicipite si contrae, paradossalmente estremizzando può essere più efficace questa cosa qua rispetto a prendere un manubrio e fare così, come molto spesso vediamo in palestra. Quindi se faccio così sento il bicipite che si contrae, ed è poi il bello dell'allenamento in sé, non tanto spostare dei pesi ma le sensazioni, e questo, ripeto, può essere più efficace se lo massimizzo, magari come ho fatto nel test, piuttosto che prendere un manubrio e fare il movimento in stile circo con i birilli come fanno in palestra. Quindi il pompaggio ti arriva da una tecnica impeccabile, postura impeccabile e ottime sensazioni. Se lo senti ti puoi fidare, e appena sento che viene a mancare mi fermo e il muscolo mi indica che il workout per me è finito, anche se magari avrei più energia per continuare, perché magari i bicipiti in questo caso sono molto leggeri da allenare, però mi fido del mio corpo, io mi fermo, e per quel momento lì, per quel giorno lì, ho finito di allenare i bicipiti. Quindi il pompaggio mi guida, tutto il resto è un mezzo per sentire. E ripeto, se io parto veramente estremizzando senza neanche sovraccarichi, dopo porto questa migliore connessione che ho con me stesso anche nell'ambito casa o palestra per allenamento, aggiungendo un qualche sovraccarico, però sempre in un contesto di ottima connessione mente-muscolo, non in modalità circo come molto spesso si vede. Quindi metodo Butterfly vuol dire anche e soprattutto questo, e ovviamente come sempre un discorso di sensazioni, conta primariamente ciò che senti, sempre ambito autoconsapevolezza. Non sono, ripeto, cose così superficiali, sono molto potenti, se uno le mette in pratica sono anche di buon senso e veramente sono molto potenti. Quindi per concludere ti rimando ovviamente al metodo Butterfly, al mio paradigma dell'autoconsapevolezza, alla puntata 45 del podcast, e questo è un po' il video di oggi. Come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare, qui trovi gli altri esercizi. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.